Così voi siete il capitano John Smith. In altri termini, il peggiore briccone del nostro regno. Uno dei più scaltri avventurieri del nostro tempo. Sono il capitano John Smith, indegno suddito di vostra maestà. Ma riconosco di avere cercato di servire il mio re e la colonia della Virginia nel miglior modo possibile. Abbiamo sentito strani e contrastanti racconti circa il capitano John Smith e la Virginia. Per questo, al vostro ritorno, vi abbiamo ammesso alla nostra presenza. Così potremo sentire un racconto dalle vostre labbra. Voi, Messer Sanders, ne prenderete nota senza perdere una parola. Mettetevi a vostro agio, capitano, se ciò potrà facilitare il vostro racconto. Ringrazio vostra maestà. Sire, la mia storia inizia nella lontana Jamestown. Nella primavera dell'anno 1607. Alla foce del fiume James, infestata dalle febbri, vi erano poche tende e alcune traballanti palizzate che segnavano il nascere della prima colonia permanente nel Nuovo Mondo. Sono le 8 e tutto va bene! Tutto va bene. Ma la colonia allora non sembrava proprio permanente. Quasi tutti i coloni disillusi quando scoprirono che la Virginia offriva molti sacrifici e poco oro erano ormai decisi ad abbandonare la colonia. Volete morire di febbre in queste infette paludi come il capitano Goswell? Perché non abbandoniamo queste maledette paludi melmose? Abbiamo 3 buone navi ancorate sul fiume e a sud i possedimenti spagnoli e le ricchezze delle Indie. Diventeremmo dei pirati. Pirati, hai detto? Chiamarono Drake pirata, Hankins pirata, quando tornarono in patria carichi di oro spagnolo? E John Smith forse farà delle obiezioni. Il capitano John Smith, quel grande presuntuoso, non potrà più fare obiezioni. In questo momento è a bordo del Goodspeed in catene, per mio ordine, e ci rimarrà in attesa del processo per ammutinamento. Nessuno ha lavorato quanto lui per fondare questa colonia, e non è giusto trattarlo così. Coltivare la terra, abbattere le foreste, pensare al domani. Questi erano i consigli di John Smith. Ha dimostrato sempre di avere buon senso. Alla forca il buon senso. E il capitano Smith ci andrà uno di questi giorni. Non siamo partiti dall'Inghilterra per sgobbare nei campi e fare amicizia con gli indiani. Non siete d'accordo, Davis? Già, è per loro che siamo qui. Sì, sarà bene ripeterlo. Oro, prenderne il più possibile, tornare a Londra ricchi come Lords. Fate ciò che volete. Ma non avete l'autorità di imprigionare John Smith. Attenzione, caro Rolf. Cercate di capire. Da oggi io ho il comando della spedizione. E si andrà dove dirò io e quando vorrò io. E se qualcuno farà obiezioni, ci sono molti metri di corda disponibili sul Goodspeed. Ma essere giustiziato non mi andava a genio. Strappai la coperta a strisce, finsi di impiccarmi e attesi la venuta del carceriere. Nostromo! Nostromo! Il prigioniero si è impiccato! Ero deciso a non lasciare Jamestown alla mercé di pochi mascalzoni. Verso del tacchino. Mi parve insolita quell'ora. E poi quei versi sembravano emessi da gole umane. Qualcuno era in agguato nella foresta che mi divideva da Jamestown. Avrei scommesso la testa che gli indiani stavano per attaccare il nostro campo. Capitano Smith. Gli indiani stanno per attaccare. Siete pazzo?
Svegliate la gente in silenzio. Lasciamo queste cose per dopo, gli indiani stanno per attaccare. Gli indiani? Che state dicendo? Ma come avete fatto a fuggire? Parlate più piano. Stanno aspettando l'alba e ci attaccheranno prima, se ci sapranno in allarme. Bene, daremo loro una bella lezione. Potrebbe essere il contrario, perché sono più numerosi di noi e non vedono l'ora di vendicarsi del modo con cui avete trattato loro e le loro donne. Che dobbiamo fare? Svegliare questi imbecilli, tanto. E spegnere le luci. Ora passate la voce agli altri. E gli indiani stanno per attaccare. Mandate qualcuno a bordo a chiedere aiuto o non vedrete mai più sorgere il sole. Cercammo di mandare un messaggero sulle navi, ma il tentativo fu stroncato da una freccia ad un indiano in agguato. Più numerosi di noi avrebbero potuto annientarci dopo un breve scontro. Tutto quello che potevamo fare era aspettare, aspettare pazientemente, con i fucili pronti. A pochi metri da noi, i tamburi come impazziti sembravano ritmare i nostri ultimi istanti. Ci deve essere qualcuno in quei cespugli. Fermo. Lasciamoli avvicinare. Non stare lì impalato tu, cammina. Accidenti. Rimanete ai posti. Non credo che rinunceranno all'attacco. Ora che è tornata la calma, è il caso di parlare chiaro. Non c'è posto per due comandanti qui. E se volete regolare la questione su... Guardate! Io sono... Il fuoco! Vogliono farci uscire allo scoperto. Manderò degli uomini a prendere acqua al fiume. No, sarebbe inutile, ho un'idea migliore. Rolf, sì? Va sulla nave, ma arrivaci a nuoto. Sì, capitano. Fa caricare i cannoni. Per quale bersaglio? Il villaggio. Farai fuoco di bordata a palla e a mitraglia. Ah, ancora una cosa. Tirerai un colpo a salve 10 secondi prima di iniziare la bordata e poi aprirai il fuoco a ritmo serrato. Ci ammazzeranno tutti. E più in fretta degli indiani. No, se faremo presto. Tu va. E ora voi scavate un posto di corsa se vi è cara la pelle. Venite. Non date ascolto a questo fanfarone, vi ucciderà. Chi non scaverà non avrà diritto al riparo. Andiamo. Ragazzi, ascoltatemi. Dà degli ordini come se fosse il re in persona. Vedremo per quanto tempo. Se John Rolfe fosse riuscito a raggiungere le navi e a eseguire gli ordini, avremmo farcela. Ma in quel momento sembrava che la fortuna ci avesse voltato le spalle.
segnale. Preparatevi. Bel lavoro, John Rolfe. Mi libera da un incubo e rivedervi. Temevo di trovarvi morti. La metà dei nostri è salva. Non siamo in molti. Che prodezza stare in un fosso e far combattere gli altri. Mi sembra d'aver veduto anche voi in fondo al fosso. Coraggio. C'è del lavoro per tutti. Come stiamo a viveri, Rolf? Non troppo bene. Eravamo già scarsi prima dell'attacco e ora tra gli indiani e i cannoni le provviste si sono ancora ridotte. Ecco la lista che ho fatto. Pesce secco, 200 libbre. Sale... Chi vi permette di assumere questa autorità? Chi vi permette di domandarmelo? Sono un gentiluomo superiore di rango a tutti. Questo può interessare voi e la vostra famiglia, non me. È una questione che intendo regolare fra noi subito. Gente, propongo che si metta la questione ai voti. Io ho un candidato. Gli dobbiamo la vita. È l'uomo su cui potremo sempre contare nel pericolo. Il capitano Smith. Voi avete bisogno di un gentiluomo, non di un avventuriero. È il coraggio quello che conta in un uomo. Cosa importa se è nato in suola di seta? Il capitano Smith ha la mia stima. Sì, anche la mia. Anche la mia. Siete degli insensati. Solo un gentiluomo ci condurrà al successo. Sono d'accordo con lui. Allora, capitano. Non rimane altro che contare i voti, Charlie. Allora, pronti per la votazione. Chi vota per il signor Wingfield? Io. Anch'io. E ora, chi vota per il capitano John Smith? Io. Viva il capitano Smith! Avete qualcosa da aggiungere, Wingfield? Sì. Come e quando vorrò. Vi ringrazio, amici. Ma vorrei dirvi che non è una vita facile, che vi prometto. Non troverete facilmente l'oro che avete sognato in Inghilterra. E le ragazze indiane non verranno a farvi serenate. No. Andiamo incontro alla fame, a mille pericoli e alle frecce degli indiani. Questo è tutto. Al lavoro. Per cominciare sarà necessaria una palizzata di protezione. Andiamo, ragazzi, al lavoro. John, posso parlare? Sì, dimmi. Mi sembra di dover costruire la palizzata da solo. Come stiamo a razioni? La cosa è più grave di quanto pensassi. Sarà necessario dimezzarle a tutti. E anche così dubito che si possa riuscire a passare l'inverno. Avremo tutti mezza razione, se sarà necessario anche un quarto. Forse la pancia vuota deciderà anche i gentiluomini a procurarsi i viveri. Non credo, capitano. Non ci riuscirai. Questi cosiddetti gentiluomini pretendono che gli inferiori li sfamino. Appena annuncerai che ci sarà mezza razione, saranno tutti per Wingfield e ritorneranno alle navi. Allora faremo in modo che non abbiano altra scelta. E in che modo? Lo saprai domani mattina. Per il momento, non parlare a nessuno dei viveri. Va bene.
tutti, le navi sono partite! Le navi sono scomparse! Le navi non ci sono più! Le navi sono partite! Non ci sono più. È vero, sono partite. Fuggite! Non si tratta di una fuga. Guardate voi, non ci sono più. Già, partite, per ordine mio. La nostra sola speranza. Ed ora moriremo di fame, se gli indiani non ci allevieranno le sofferenze. Questa è la fine. Rappresentavano la salvezza. Finché pensavate di dipendere da loro, non potevate contare su voi stessi. E ora dovrete farlo se volete sopravvivere sino al ritorno delle navi prima dell'inverno con le provviste. Già, e mi dite che cosa faremo se gli indiani ci attaccheranno di nuovo? Non ci saranno più i cannoni a proteggerci. Andrò a offrire la pace al loro grande capo Powhatan. Quel vecchio sanguinario ha giurato di ammazzarci tutti quanti. Non possiamo sacrificare degli uomini per una spedizione così pericolosa. Saremmo alla loro mercé al primo attacco. Non voglio una scorta, chiedo solamente due volontà. Si accontenta di poco il capitano. E chi sarà tanto sciocco da voler lasciare la testa conficcata in un palo indiano? Io. Mi dissero che sarei morto impiccato. Le frecce non mi fanno paura. Bravo Fleming. Io sono con te. Penso che troverò la compagnia di Pelli Rossa meno sgradevole di quella... Beh, ci siamo capiti, eh. Beh, visto che siete sempre stati vicini in vita, andate a morire insieme. Nessuno vi rimpiangerà molto. Prepare yourselves, lads. We leave at once. Fa un caldo maledetto. Ci vorrebbe dell'acqua. Temo che volerla non basti. Non possiamo continuare ad andare così alla cieca. Cosa proponete? Mi sembra di essere sempre nello stesso posto. Che cosa facciamo, John? Bene, ecco il mio piano. Ci deve essere un sentiero nella foresta che arriva al villaggio. Fleming, voi andrete a sud, Rolf andrà a ovest e io andrò verso il fiume. Ci ritroveremo qui al tramonto, intesi? Intesi. È l'unica cosa da fare. E cercate di non farvi scoprire dagli indiani. State tranquillo, ci tengo troppo ai miei capelli. Mi avevano detto che la pesca era abbondante nelle acque della Virginia, ma chi si sarebbe aspettato dei pesci così attraenti? L'imbarazzo era nella scelta di una buona esca. Le sirene erano timide e quel che è peggio, svanirono prima che io potessi avere da loro qualche indicazione sul villaggio di Powhatan. Mi domandavo che cosa posso fare per avvicinare una sirena spaventata. Tutti i cacciatori sanno che è più facile prendere in trappola la selvaggina anziché cacciarla. Decisi allora di aspettare che la curiosità di una delle sirene avesse preso il sopravvento sulla timidezza. Sapevo di poter contare sulla curiosità femminile. Su, non aver paura, non ti farò del male. Sei inglese? Prego, lascia Pocahontas. Ah, ti chiami Pocahontas. E non accetteresti una bella collana? No. Prego, lasciami. A tutte le ragazze piacciono i regali. Non aver paura. Tu credi che io voglia farti del male? No. Così sei la figlia del capo dei Paspegan. Mio padre è il capo di tutte le tribù delle acque azzurre e delle montagne. E sarà molto adirato se mi vedrà tardare. Dove vive tuo padre? Lungo il fiume. Ora mi lasci andare?
Non ho mai incontrato una ragazza così ansiosa di lasciarmi. Se rimani ancora ti farò vedere un piccolo specchio. Guardaci dentro il tuo viso. È certo che la ragazza era molto graziosa, ma devo confessare che non avrei mai immaginato che l'incontro con una principessa indiana avrebbe cambiato l'intero corso della mia vita e avrebbe addirittura deciso la sorte della Virginia. Da che parte? Lungo il fiume. Che sarà? La stessa cosa che ha spaventato il corvo. Non si vede niente. Questo mi preoccupa. Non sparare. Non credo che gli indiani conoscano le corazze. È inutile esporsi, capitano. Vi mirerà alla faccia. Alzati, non ti faremo del male. Crede che voi siate un essere soprannaturale? Abbiamo tutto l'interesse che continui a crederlo. Alzati. Sei un Paspegan? Paspegan. Nantaquas. Veniamo come amici a visitare Poatan. Poatan non ama visi pallidi. Ma i visi pallidi che sono come dei sorriderà. State sicuri. Questi visi pallidi sono spie venute nel nostro paese per rubare e uccidere. E si portano il male. Vogliono rapire le nostre donne e distruggere le nostre case. E si uccidono con le loro canne di ferro. Le carni del nostro popolo saranno coperte di piaghe dolorose che arriveranno fino alle ossa. Tutti i bianchi sono serpenti dalla lingua biforcuta e dal dente avvelenato. Opeanco ha parlato. Questi visi pallidi sono dei. Colpire loro porterà sfortuna a Poatan e al suo popolo. Le frecce non toccano le loro carni, ma cadono come foglie morte ai primi venti d'inverno. Così il viso pallido è un dio che ha potere magico. I nostri amici non devono temere. Un viso pallido era qui molte lune prima di te. Raleigh era il suo nome. Ci incontrammo molte volte. Grande capo, ti abbiamo portato regali e pace. Poatan conosce i regali che i visi pallidi portano al suo popolo. La malattia che cambia la pelle in luride squame. La malattia che annienta le carni e i polmoni. E tra questi doni c'è il tradimento. Le vostre promesse sono dette da lingue biforcute. Nantaquas sa come ci difendiamo dai nemici. Lui conosce la nostra potenza. Nantaquas non ha visto tanti visi pallidi quanti Poatan. Non sa che essi portano una pelle di metallo sopra la vera. Ora io ho scoperto la tua magia. Essa servirà a fare delle buone pentole per le mie donne.
sul serio. Non devo essergli simpatico. Aspettiamo gli eventi. Tu hai un cuore d'aquila. Ti sei guadagnato il diritto di morire con una morte più onorevole. Cosa vuoi? E moriremo in fretta invece di essere torturati. Tu morirai per mano di Opeanco. È il mio primo guerriero. Ti farà questo onore. Un duello? Opeanco può solo lottare contro di te in battaglia. Perché non qui, ora? Se tu fossi un membro della tribù, potresti avere questo onore. Per lui rifiutare sarebbe una vergogna. E il vincitore potrebbe decidere della sorte dell'altro. Ma tu sei un prigioniero. E Opeanco sarà il tuo carnefice. Slegatelo. Tu prego Poatan di ascoltare le parole di sua figlia. Opeanco non dice mai la verità. Questo viso pallido e gli altri non sono nemici. Vogliono vivere con noi come nostri fratelli. Se li manderai nel paese delle ombre, il grande spirito volterà le spalle al nostro popolo. Pocahontas chiede grazia a Poatan ed osa chiedere in dono la vita di quest'uomo. Il viso pallido ha gettato la magia sulla figlia di Poatan. La sua lingua parla, ma le sue orecchie sono sorde alle parole. Perché Opeanco ha tanto odio nel cuore per i visi pallidi? Può dirci cosa hanno fatto a lui o alla sua casa? Parole degne di un uomo che ha il cuore di una pecora, non adatte per orecchie di guerriero. Orecchie di guerriero. Orecchie di carnefice. Poatan non vuole spargimento di sangue tra fratelli della tribù. Poatan, vedi come può nascere l'odio tra fratelli. Quell'uomo voleva portare a Poatan la pace. Solo se il suo braccio cercherà di colpirti, Poatan potrà ucciderlo. Tu chiedi di avere la vita di quest'uomo, ma ricordi la legge della tribù? Sì, la ricordo. Lasciate liberi i visi pallidi. Pare che vogliano farlo membro della tribù. E perché escludono noi? Che ne pensi, Rolf? Sono affascinante? Ma è uno spettacolo che nessun londinese si lascerebbe scappare. Ricordatelo se un giorno sarai ridotto alla miseria. Ma che vorrà dire? Ti piace il vestito per le nozze? Nozze? Tu devi sposare Pocahontas. Per questo mi hai salvato la vita? Quando Poatan ha dato a me la tua vita, io devo sposarti. Questa è la legge. Tu vuoi sposarmi? Il grande spirito non ama il sangue. Gli indiani ammazzano i bianchi e i bianchi gli indiani. Ciò è male. E tu vuoi mantenere la pace? Sì. Ti sposerò per mantenere la pace tra i bianchi e gli indiani. John, è un'unione pagana. Garantirà il patto di amicizia con gli indiani e i viveri sufficienti per la colonia. E così potremo vivere e trafficare in pace con loro. Chi direbbe che sulle spalle di questa ragazza indiana graverà il futuro della Virginia? Mia figlia ha chiesto la tua vita. Per la legge della tribù, la sua vita è tua. Le sono molto grato. Non sono contento del matrimonio. Ma mia figlia Pocahontas mi ha detto che ti ha dato il suo cuore. E voglio che sia felice. Sono grato anche a te, Poatan.
Non mi sento di amare i visi pallidi. Ma non c'è ragione che non si possa vivere insieme in pace. I visi pallidi devono riconoscere che la terra non appartiene soltanto a loro. Siamo venuti in pace con l'amicizia nel cuore per i fratelli della foresta. Sia mia figlia il suggello della nostra reciproca amicizia. È un sacrilegio che John Smith si sposi così. Può darsi, amico, ma meglio sposato che senza testa. Oro, ragazzi! Ho trovato l'oro! Oro? È una fortuna. Una fortuna, 50 fortune! Si trova proprio alla superficie ed è oro! Come l'hai trovato? Beh, stavo cercando delle radici e... Ma troppo leggero per essere oro. Sono piccolissimi granelli e naturalmente pesano poco. Saremo ricchi, amici, quando torneremo in Inghilterra. Solo se non perderemo la testa e se saremo i capi della colonia. E cioè? By terms of contract the Council of London made with this colony... L'oro e i metalli preziosi trovati sono dei colonizzatori. Ma allora ne avremo poco. Quando il re concesse questo privilegio, impose la clausola che se la colonia fosse stata abbandonata, sarebbe passata ad altri. E se una nuova colonia venisse creata da noi, potremmo diventare padroni delle terre e dell'oro. Esatto. Un bel piano, se riuscisse. Lo faremo riuscire. Per ora silenzio. And help me do all within power to drive these men to abandon Virginia. Gli indiani! Guidati dal capitano John Smith in persona! Smith è qui e ha portato un gruppo di indiani, anche una donna. Speravo di non rivederlo più. Veniva il capitano! Capitano John Smith! Benvenuto! Ascoltate! Ho fatto un patto col grande capo degli indiani Powhatan. Ci ha assicurato la sua amicizia. E impegno di tale promessa mi ha dato sua figlia Pocahontas in sposa. Quante provviste ci daranno gli indiani, capitano? Ci daranno molto di più. Ci insegneranno come potremo bastare a noi stessi. Di questo abbiamo bisogno. Hurry up, Captain. Questi pesci sono da 6 giorni fuori dall'acqua e l'odore è insopportabile. Pocahontas vi ha detto cosa farne. È così che va fatto. Sì, un pesce in ogni buco. Avete sentito tutti? Un pesce in ogni buco insieme a un seme di grano turco. Che strano modo di seminare. Forse, ma così il seme potrà nutrirsi. Al lavoro ora. Mi raccomando, guardate che gli altri seguano le istruzioni, altrimenti mi sentiranno. Ragazzi, proverò i miei muscoli su chi dimenticherà di mettere un pesciolino insieme ad ogni seme che pianta. Avete capito? Allora al lavoro. Ecco, vi ho preparato il cibo. Mangiate. Perché hai portato la legna qui? Questo non è il campo. Per fare un segnale quando le navi torneranno. Altrimenti con tutte queste secche potrebbero arenarsi. E non vedremmo più l'Inghilterra. Come? Tu non andrai in Inghilterra? Perché no? È la mia patria. E io? Lasceresti tua moglie? Ah, è questo che ti preoccupa. Non pensarci. Le navi non torneranno che in autunno. Ma allora mi lascerai qui? No, andiamo via. Non ha detto che ti lascerà qui. Adesso lo so. Donne, cos'è che preoccupa questa creatura ora? Lo sai perfettamente.
te credo di saperlo. Ma non voglio che si innamori di me. Io sono un avventuriero, lei una principessa. Che vita sarà per lei? Un attimo di felicità, vita piena di rimpianti. Sei crudele, John. Qualche volta la crudeltà è purtroppo necessaria. Uno di noi deve ritornare di guardia prima che il capitano Smith faccia il giro di ronda. No, se ne starà certamente con la bella principessa. E poi perché dobbiamo continuare a fare la guardia? Gli indiani non sono nostri amici ora? Perché sei venuto qui a turbare la nostra pace? Il tuo popolo è nostro amico. Lo so io perché è venuto qua, capitano, a rubare i fucili. Questi indiani darebbero un occhio per un fucile. Mettetelo sotto chiave. Decideremo della sua sorte domattina. Ora tornate pure a dormire. Bel modo di intendere l'amicizia. Vuole i fucili, eh? Avete sentito niente durante la notte? No, niente. È difficile sentire gli indiani quando strisciano come serpenti. Ma certo, Peanco non se l'è svignata da solo, è stato aiutato. I suoi amici devono essere venuti a liberarlo. Nessun indiano ha aiutato Peanco. Sono sicuro del contrario. È menzogna dire che un indiano ha liberato Peanco. Glorido cane, osi mettere in dubbio le mie parole? Nantaquas ha il diritto di difendersi. Un giorno ci accorgeremo quanto ci costerà difendere questi cani. Se voi aveste un briciolo di cervello, caccereste quest'indiano dalla colonia. Sta a me giudicare. Giudicare? Finché tenete sotto il vostro tetto la principessa, il vostro giudizio non sarà obiettivo. John, brutte notizie. Ancora? Molto peggio della fuga dell'indiano dalla prigione. Che cos'è? Un furto. Molti fucili e molte munizioni sparite dal magazzino durante la notte. L'avevo detto? Gli indiani lavorano. Presto ve ne accorgerete e a vostre spese. Buongiorno. Via, lasciami. Non è lavoro per una donna. Tutte le indiane lo fanno. Le bianche non macinano il grano a Londra? Non l'hanno nemmeno mai visto fare. Com'è fatta Londra? Come un grande villaggio? Molto, molto più grande. Molta gente? Sì, molta, molta gente. Vorrei vederla. Beh, il capitano Smith ti ci porterà un giorno. Vorrei conoscere il grande capo dei visi pallidi, Re Giacomo. Forse un giorno lo conoscerai. Vorrei essere una gran dama, avere bei vestiti, come ho visto nei tuoi libri. Tu sei una gran dama. Lo sei di più di tante che conosco a Londra e che credono di esserlo. Pocahontas, una gran dama.
Sì, Pocahontas. Lo sei. Perché sono una dama? Per quello che pensi e fai. Perché sai essere gentile con la gente che non è la tua. Gente che sarebbe morta senza di te. Che sarebbe stata uccisa se non fosse stato per te. Gente che servi con nobiltà e disinteresse. Perché? La foresta è grande. Tutti possono vivere in pace. Indiani e visi pallidi. Tutti figli del grande spirito. Pocahontas crede che il cuore vuole amore. Che il grande spirito si rallegri di questo. Gli indiani e i visi pallidi lo dimenticano. Pocahontas non lo dimentica. Sì, Pocahontas. Non ho dubbi, ora sono sicuro che sei una gran dama. Il cuore umano ha impulsi che annullano la logica. Ogni volta che vedevo Pocahontas con Rolf, sentivo il morso della gelosia. Restituiscile il pestello. Beh, è molto pesante. Ridaglielo. Ma che c'è di male se l'aiuto? È un cattivo esempio per tutti gli altri indiani che sono qui. Per loro questo è un lavoro da donne e l'uomo che lo fa è disprezzato da tutti. Non dobbiamo dare questa impressione, è pericoloso. Ma Pocahontas è tua moglie, non vorrei paragonarla alle altre. Ti ho detto di ridarle subito il pestello. Ma è un lavoro che affatica e a me fa piacere aiutarla. Se per questo gli indiani mi considerano meno uomo, non mi sentirò offeso. Ubbidisci! Mio marito ha ragione. Lavoro da donne. Se la mia gente vede il viso pallido farlo, lo disprezzerà. Sono stato villano, mi dispiace. I miei nervi sono un po' scossi. Gli indiani sono inquieti. Ho cercato di farli contenti, ma mi hanno ostacolato tutti in ogni modo. Noi siamo pochi e loro molti. Lo immaginavo. Tu hai molti nemici. Gli indiani ci ammirano. E se perdiamo il loro rispetto, se dubiteranno di noi... Non mi portare rancore per il mio scatto. No, l'errore è stato mio. Tutto liscio. Fucili e munizioni? E la polvere. Dov'è l'indiano? Alla capanna aspetta i suoi amici. Bene, prendete quei barili e seguitemi. Questo è l'ultimo. Bene. Polvere e palle. E quando le finirai ne avrai ancora. Ora ti farò vedere come lo devi usare. Oh, Macklin. Oro. Sì, oro. Avete trovato l'oro e lo avete tenuto segreto? Avete il naso troppo lungo, Macklin, lo ficcate dappertutto. E ho visto gli indiani con i fucili. Vegliacchi, li hanno avuti da voi. Vi siete messi d'accordo con gli indiani? Ecco chi è stato a rubare i fucili l'altra notte. Andrò subito ad informare il capitano Schmidt. Idiota. Ci impiccheranno. Sì, ma solo se non riusciremo a convincerli che è stato ucciso dagli indiani. Dagli indiani? A meno che non preferiate confessare che siete stato voi. Se riusciremo a far credere che sono stati gli indiani, a Jamestown accadranno cose di cui non potremo non rallegrarci. Ma come faremo a far credere questo? Una piccola messa in scena abilmente congegnata, Davis. Vi spiegherò.
Avanti. Gli amici stanno celebrando le tue nozze. Vogliono la sposa. E mio marito? Non vuole vedermi, forse? Ma certo. E perché non è venuto lui stesso a dirmelo? Ha mandato me a prenderti. Un uomo della mia gente non manda un amico a prendere la sposa. Quando conoscerai le usanze del nostro paese, capirai. Il capitano Smith non intendeva certo offenderti. Chi parla di offese durante una festa di nozze? È meglio che ritorni a bere, amico. Chiamavo la sposa. La sposa dovrebbe essere già alla festa. Il suo sposo è là a ricevere gli ospiti e a fare gli onori. Andiamo, caro. Andiamo. Mio marito mi invita o mi dà ordini? Si tratta del tuo dovere, è un ordine. Tua moglie non è una schiava. È la figlia di Poata, è una principessa per il suo popolo. Vado a dire agli altri che verrete subito. Io ho chiesto di ricevere i miei amici. Non voglio che pensino che non mi faccio ubbidire da una ragazza indiana. Se tu mi consideri un'indiana qualunque, non perderai il prestigio presso i tuoi amici qualunque cosa faccia. Ora basta con le parole, esegui il mio ordine. Non comprendo questa parola se detta dai miei nemici. E la capisco ancora meno se la dice mio marito. La prima qualità di una moglie è l'obbedienza. Non lo sanno nel tuo villaggio? Nel villaggio di mio padre la moglie deve obbedienza, ma il marito non la ottiene con degli ordini, ma solamente con l'amore. Non è una legge, è un omaggio del cuore. Tutto questo può andar bene nella foresta, ma non certo qui a Jamestown. E prima imparerai questa lezione, prima diverrai una buona moglie. Dove vuoi andare? Dalla mia gente! Ora so bene che tu non mi ami. Tu hai sfuggito il mio sguardo fin dalla sera delle nozze. Ti restituisco la libertà e non voglio più vederti. Capisco di aver agito come una bambina. Non avrei voluto innamorarmi di Pocahontas, ma ciò accadde. Nero c'era ormai. È il tuo coltello? Voi potete testimoniare, Macklin è stato ucciso nella foresta questa mattina. Era steso in terra col pugnale nelle spalle. Mio fratello non è un assassino. Non sei stata interrogata. Lascia parlare tuo fratello. Ha ben poco da dire. Hai il mio coltello, sì. Ma qualcuno me l'ha rubato. E chi vuoi che ti creda? Perché hai ucciso Mike? Sentite, Winfield, vi consiglio di aspettare che il capitano Smith torni dalla pesca. Voi dovreste badare ai vostri affari. Perché hai ucciso Macklin? Che ti aveva fatto? Mio fratello è innocente. L'ha già detto. Sì, l'ha già detto. Una bugia dopo l'altra. Ci vuole poco a sapere la verità da questi selvaggi. Basta picchiarli. Sì, avanti, frustiamolo. Sì. Ti conviene dire la verità. Chi ha dato l'ordine di frustare quest'uomo? Dicono che ha ucciso Macklin. Non è vero. Lo frustano per farlo confessare. Lì c'è un cadavere. Questo coltello è stato trovato nella sua schiena. Trovato? Chi l'ha trovato? Io e Turnbull, stamane. Il corpo era in mezzo al sentiero, nella foresta. L'indiano ammette che il coltello è suo. Qualcuno l'ha rubato a Nantaquas. Tu puoi credere quello che vuoi. E io la credo. Questa è una pazzia che rimpiangerete, Smith. Sì, presto la rimpiangeremo tutti. La nostra prosperità, le nostre vite dipendono dall'amicizia degli indiani e voi l'avete distrutta. Così voi ripagate la loro benevolenza. Non avete niente da fare voi? Su, al lavoro.
Che notte magnifica. Sì. Una notte così a Londra non la si conosce. Però non mi sento del tutto tranquillo. Non ti basta tutto il giorno per avere preoccupazioni? Che c'è di nuovo? È la solita storia. Viveri. Sembra che la nostra compagnia a Londra ci abbia dimenticati. Arriverà una nave in tempo. Ma per gli onorevoli gentiluomini bastiamo a noi stessi. In tal caso dovremmo avere degli attrezzi, merci e parecchie. Temo che qualcuno dovrà andare a Londra a smuoverli un po'. Ci penserò. Vuoi portare Pocahontas con te? Londra non è un posto per una donna indiana, fa troppo freddo. Lei è figlia del sole, vive bene nelle sue terre. E che vuoi fare allora? Manderò un altro al mio posto. Ma chi è più adatto di te? Tu solo. Io? Lasciare Jamestown? Ti trattiene qualcosa? Non posso lasciare mia moglie. Ti piace molto? Vedi, è come un simbolo di questa colonia che senza di lei cadrebbe come un castello di carta. Distrutta dagli indiani e... Wasted by starvation. Sono solo queste le tue ragioni? No. No. Pocahontas mi è molto cara. Se la lasciassi perderei la più bella parte della mia vita. Chi l'avrebbe pensato quando l'incontrammo nella foresta che sarebbe diventata tanto cara a tutti noi? Specialmente a me. Buonanotte, Rolf. Buonanotte. Non volevo svegliarti, cara. Hai visto Nanta questa sera? Gli ho portato da mangiare prima di andare a letto. Come sta? Non mi ha parlato. Tu non credi che abbia ucciso Macklin, vero? No, che ragione aveva. Macklin non gli ha fatto del male. Io credo che Wingfield abbia ucciso Macklin e poi abbia incolpato Nantaquas. Questo è un sospetto che io condivido, ma non ho le prove. A volte mi chiedo se la colonia valga tanti tormenti e lotte. Ma ora so che senza di te non avrei potuto continuare a battermi. Mi ami davvero, John? Di un amore che è simbolo di fede e mi dà la forza. Sì, ti amo. L'amore di John Smith per la sua principessa. Scusatemi, capitano, ma gli indiani sono... Altri guai? Beh, dipende da come la date. Se ne sono andati. Andati? Devono essere partiti durante la notte. Ho chiesto alla sentinella, non ha sentito niente. Questo è un brutto segno. Chiamate a raccolta i coloni. Bene. Nantaquas con tutti gli altri indiani ha lasciato il campo durante la notte. Come sapete, gli indiani hanno lasciato il campo durante la notte. Non sono più nostri amici e io non so cosa faranno. La nostra situazione è grave. Direi che è una liberazione. Non credo. Presto ritorneranno per attaccarci in forze. Da oggi raddoppiate la guardia. Rinforzate le palizzate e preparate le armi. Nessuno metta piede fuori dal campo. E fate riserva d'acqua per le frecce infuocate. Al lavoro. Ti prego, Rolf, qualunque cosa dovesse accadermi, abbi sempre cura tu di Pocahontas. Hai la mia parola, John.
tanti di guerra. Opeanco. Tutto va secondo i piani. Gli avete spiegato bene che noi dobbiamo essere risparmiati. Ci possiamo fidare? E chi gli darebbe altra polvere al ritorno delle navi? Non rullano più. Ora attaccheranno. Tenete gli occhi aperti, ragazzi. Divideremo loro in due. Andiamo, ce ne faremo la stessa fine. Grande spirito, perché hai bevuto il veleno del serpente. Nantaquas ha mangiato il cibo dei visi pallidi e ora striscia i loro piedi come un cane. Poatan convocherà Opeanco davanti al Consiglio del Fuoco quando sentirà i lamenti delle donne nelle case vuote. E Nantaquas sarà il tuo accusatore.
promette che John Smith affonderà il suo coltello nel cuore di Opeanco. E Pocahontas riderà quando vedrà gli avvoltoi fare scempio delle sue carni. Riprendila. Chi è che corre verso di noi? È Pocahontas. Un indiano la insegue. Aprite il cancello! Perché sei uscito dal campo? Ti credevo nella tua capanna. Appena ho sentito i tamburi di guerra, sono andata a cercare Nantaquas. Nantaquas ha detto a Opeanco che Poatan era amico dei visi pallidi. Opeanco ha ucciso Nantaquas quando Nantaquas gli ha voltato le spalle. Opeanco ha firmato la sua condanna a morte. Poatan lo punirà. Sarà troppo tardi. Non potremo resistere a lungo. Forse Nantaquas c'è d'aiuto anche adesso che è morto. La legge della tribù dà diritto a un fratello di vendicare la morte dell'altro e io sono fratello di sangue di Nantaquas. Non è vero, forse? Sì, sei diventato fratello di sangue di Nantaquas quando mi hai sposato. Lanciate due frecce infuocate! È il segnale della sfida! Accettato la sfida. Aspetta. Dimmi una cosa. Credi che Opeanco combatterà lealmente? È la nostra legge. Opeanco sarà ucciso dai suoi se non la rispetterà. L'abbiamo trovata circa un miglio lungo il fiume e ce n'è ancora una buona dozzina. Stavamo pescando, ma una pesca simile non ce l'aspettavamo. È pieno di polvere d'oro. Oro? Sì. Sì, la Virginia ne è piena, ma non si tratta di oro. Ho già visto altre volte questo metallo. È quello che gli spagnoli chiamano oro falso e non ha nessun valore. Ne siete sicuro? Sembra oro a vedersi. Se questo è oro, io non sono più il capitano John Smith. Non siete obbligati a credermi. Mandatene un campione a Londra e vedrete che vi confermeranno quello che vi ho detto. Questo barile è insieme agli altri? Sì.
Il metallo non vale niente, ma è chiaro che qualcuno fra di noi voleva imbrogliarci. Voi non sapete niente, signor Bingfield? Io? Niente, lo sento per la prima volta. Vorrei averlo fra le mani, quell'impostore. Bisogna prima trovarlo. Portate questo barile nella mia capanna. Sì, signore. L'avevo detto io. Smith si è preso il nostro oro, vigliacco. Lo sapevo. Tutte quelle storie dell'oro falso avevano un solo scopo, prenderlo per sé. Guardate, guardate come luccica. Come può essere che non sia oro? Ma come faremo a portarglielo via? Molto semplice, quando cambia la guardia al cancello. Non dovrebbe essere difficile svignarsela nella foresta. Già, poi ce lo divideremo noi due. Solo noi due. Con la metà si vivrebbe da signori. Vero, amico mio, vero. Ma averlo tutto darebbe più soddisfazione. Rimasto in questo stato per una settimana? Sì, dottore, abbiamo fatto quello che potevamo, ma se non foste arrivato con la nave non saremmo stati in grado di curarlo. Non mangia niente. È spesso delira. Non è il caso di avere delle false speranze, signor Rolf. Le sole bruciature avrebbero ucciso un uomo normale. Che abbia vissuto fino ad ora è già un miracolo. Deve vivere. Devo salvarlo. Temo purtroppo che sia impossibile. Ci deve essere qualcosa da fare. Vi posso dare un solo consiglio. Portatelo subito a bordo, lontano dalla palude. Mi han detto che vuoi parlarmi. La nave partirà con la marea. Mi portano in Inghilterra perché disperano di salvarmi. Ciò significa che tu dovrai restare a Jamestown per fare andare avanti le cose. Joe, mi assegni un compito che non posso promettere di assolvere. A meno che Pocahontas non rimanga qui per aiutarmi. Ho dato tutto di me stesso a Jamestown. Lei è la sola cosa che mi appartiene e verrà con me. Sarà la nostra condanna a morte. Tu distruggi tutto quello che hai costruito. Pocahontas ha tenuto la colonia unita fino ad ora. L'ha tenuta in vita. Se la colonia non potrà resistere da sola per l'avvenire, bisogna inchinarsi al destino. Jamestown mi ha tolto le forze. Non posso lasciargli anche il cuore. Va a terra. Prendi la tua roba. Partiremo fra un'ora. Ma Pocahontas aveva preso un'altra decisione. Solo il suo cuore partì con me. Lei sapeva che era la sola a poter garantire la pace fra il suo popolo e Jamestown. Senza di lei, la colonia sarebbe svanita come un miraggio. Forse hai fatto male a farlo partire solo. Era questo che lui voleva? Sì. Il mio cuore lo sente perché lo ama. Anche lui ti amava. Lui ama anche l'Inghilterra. Ama il suo re. Ama Jamestown. E ama anche Pocahontas.
Ora lo riportano in Inghilterra a morire. E io so che lui voleva che Pocahontas restasse qui a proteggere il suo popolo. Io so che voleva che mantenessi la pace fra i visi pallidi e gli indiani. Questo lui realmente voleva. Tu sei molto saggia, come una gran dama, e sacrifichi la tua felicità per un grande ideale. Io amavo John Smith. Questa è la storia, Vostra Maestà. Non la mia storia, ma quella di Jamestown. È la storia della bella e nobile principessa Pocahontas. Il vostro re vi ringrazia, capitano. Ora abbiamo un debito con voi per i servigi che avete reso alla corona e al vostro paese. Chiedeteci un premio. Un grado nell'armata o il governo della Virginia? Sire, non potrei mai tornare laggiù. Oh, allora sapete che John Rolfe e la nobile principessa... Sono sposati? Sì. Sì, Vostra Maestà, l'ho saputo. Pocahontas mi credette morto. John Rolfe, da tempo innamorato di lei, gli ha dato il suo nome e non lasceranno mai la colonia. Sarà un buon marito. E voi? Che farete? Cercherò nuovi orizzonti, maestà, e nuove avventure. È lo scopo della mia vita. Permettete, maestà, che io parta? Con i nostri auguri, capitano. E la speranza che la Virginia sia fedelmente servita dagli altri. E a Londra fu eretto in segno di gratitudine il monumento ad una ragazza indiana, una gran dama, una principessa che dedicò la vita al benessere del suo popolo.